Quando l'intensità narrativa delle moderne tecnologie cinematografiche dà voce alla profondità spirituale di luoghi senza tempo, al pubblico non rimane che vivere un'esperienza immersiva e coinvolgente. Sono questi gli ingredienti della nuova produzione firmata da Sky insieme con il Centro Televisivo Vaticano in collaborazione con Nexo Digital e Magnitudo Film. In circa 250 sale italiane dall'11 al 13 aprile, nei cinema di più di 50 paesi nel mondo, il film San Pietro e le Basiliche Papali 3D svelerà al pubblico i tesori e le leggende, i segreti e le vicende storiche dei quattro maggiori edifici sacri della capitale. Il respiro di queste colossali architetture, l'alternanza di luce e di ombra sulle superfici scultoree, la grazia degli affreschi e dei dipinti saranno amplificati dalla tecnologia tridimensionale e dal formato 4K. Ad accompagnare il pubblico tra le secolari armonie di questi scrigni preziosi di cultura cristiana saranno le riflessioni di Micol Forti, direttore della collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani, dello storico dell'arte Claudio Strinati, dell'architetto Paolo Portoghesi e di Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, che guiderà lo spettatore all'interno della Basilica di San Pietro. Lo abbiamo intervistato proprio in occasione dell'anteprima del film. San Pietro è una cosa immane, sterminata. Se uno entra all'interno della Basilica di San Pietro, deve rendersi conto che entra in uno spazio che lì per lì, al visitatore che ci entra per la prima volta, sembra qualcosa di sconcertante, di inimmaginabile. Più di 2 ettari di marmi preziosi, di sculture, di affreschi, di mosaici. Poi piano piano entra in San Pietro e gradualmente decifra, individua le opere più importanti, quelli che sono le opere identitarie della Basilica. E il bello di questa straordinaria operazione filmica che oggi presentiamo è proprio che ci fa capire la vastità, la pluralità e al tempo stesso la specificità dei luoghi identitari di San Pietro. A scandire il flusso delle immagini è il suono dell'organo seicentesco del maestro perugino Luca Biagi, uno dei gioielli della Basilica di San Giovanni in Laterano, mentre la voce di Adriano Giannini rievoca le emozioni di Stendhal, tratte da Passeggiate romane, in cui lo scrittore francese racconta tra gioia e stupore la prima volta che varcò la soglia di questi luoghi nella prima metà del XIX secolo. Con noi Micol Forti. Il documentario si apre con le immagini del Santo Padre che apre tutte e quattro le porte sante. Dunque è quasi un omaggio e un dialogo al tempo stesso a questo anno santo e a questo gesto dell'apertura, intendendo forse proprio la misericordia, quella soglia che ci permette di entrare in dialogo con gli altri, di accoglierli e di offrirsi agli altri. E le nostre basiliche sono luoghi aperti a tutti coloro che passano e vogliono attraversare quella soglia. È dunque molto importante ricordare il loro ruolo nella nostra società contemporanea. Punti di vista inediti, luoghi finora inaccessibili, per un pellegrinaggio unico nel suo genere alla scoperta delle opere d'arte, dei luoghi e dei simboli più sacri della cristianità, come ci spiega Claudio Strinati, che guida il pubblico tra le meraviglie della Basilica di Santa Maria Maggiore. Delle basiliche che sono illustrate nel film, Santa Maria Maggiore è quella femminile e le altre sono maschili. E questa cosa non è del tutto irrilevante, perché Santa Maria Maggiore si chiama così perché è la basilica per tutta la cristianità dedicata alla Vergine, in quanto madre di Dio. E questo oggi può sembrare, insomma, per un visitatore normale una cosa abbastanza ovvia, non è così. In realtà in quella basilica fu celebrato questo immenso dogma incomprensibile e meraviglioso, per cui la Vergine Maria è la madre di Gesù Cristo, che è il Redentore dell'umanità, che è Dio a sua volta. Quindi la Vergine Maria è la madre di Dio. Questo è scritto nella Basilica e la sua forma e le opere d'arte che contiene sono tutte collegate a questo mirabile principio che non si vede nelle altre basiliche. È forse il luogo che dona maggiore conforto al credente, ma in generale al visitatore, che in questo luogo ritrova un senso di sacro e di mistero veramente
rimarchevole.